La Sardegna punta sui grandi eventi sportivi per allungare la stagione turistica al di là dei canonici mesi estivi. La tappa italiana del campionato mondiale rally che si svolgerà nel nord Sardegna dall'8 all'11 ottobre con arrivo ad Alghero rappresenta un passo importante in questa direzione. Il programma del rally Italia-Sardegna è stato illustrato stamattina nel corso di una conferenza stampa cui hanno preso parte tra gli altri l'assessore regionale al turismo Gianni Chessa, il presidente nazionale dell'ACI Angelo Sticchi Damiani e il presidente del consiglio regionale Michele Pais. Sarà sempre di più una Sardegna che punta sui grandi eventi sportivi. L'ho dichiarato quando mi sono insediato qui da assessore e lo sto portando avanti. Non solo mare, ma un'isola che punta molto anche all'interno, a valorizzare l'interno, a valorizzare i prodotti. Quindi questa iniziativa, questo evento ci dà l'opportunità di essere conosciuti ancora di più nel mondo e a promuovere quello che sono i nostri prodotti agroalimentari, il territorio, l'ambiente e la qualità della vita. È noto che d'estate viene tanta gente, abbiamo difficoltà tra ottobre e aprile, ecco perché si parla di destagionalizzare. Stiamo cercando di far venire il turista in altri mesi che non sia solo estate. L'estate, grazie a Dio, il mare ci dà tanto. E questa tappa mondiale del Re dall'8 all'11 ad Alghero è una grande opportunità, anche una sperimentazione per vedere come va. Io cerco sempre di catturare tutto ciò che sono eventi mondiali, internazionali e nazionali, di qualità. E questo è quello che vorrei fare, perché sono convinto che da un evento mondiale internazionale l'investimento valga la pena. Io faccio investimenti, non spesa, la differenza è abissale. Gli eventi mondiali, internazionali e anche quelli nazionali ci portano in questi grandi campionati, ci portano veramente una vetrina e un salto di qualità, di visibilità enorme.